In chiusura Open Day della Lega Navale Italiana sezione di Castellammare del Golfo, ieri avevamo dato un primo ragguaglio rispetto alla giornata di oggi, una giornata certamente importante per conoscere il mare e le sue ampie bellezze. Presenti le istituzioni locali, la Capitaneria di Porto, ma anche alcuni istituti scolastici. Torniamo dunque a sentire il presidente della sezione Giuseppe Stabile, ma anche da Mario Gueli, anima della sezione tecnico trasporti e logistica del Polo Piersanti Mattarella di Castellammare, ma ascoltiamo anche un alunno della quarta classe, lui è Tusa Gianmarco. È una giornata di apertura alla società della nostra sezione e della Lega Navale in genere per spiegare, per raccontare che cos'è e che cosa fa la Lega Navale. Abbiamo invitato le istituzioni, degli istituti scolastici. Ho qui a fianco a me una persona eccezionale, il professor Agueli, che insegna presso l'Istituto Nautico Mattarella, col quale istituto la nostra sezione sta collaborando ormai da anni in tanti progetti dedicati ai giovani per l'arricchimento professionale dal punto di vista nautico. Abbiamo una convenzione per mezzo della quale i ragazzi dell'istituto faranno vela, lezioni di vela con la nostra imbarcazione ad Astra, un 12 metri che è stato confiscato agli scafisti ed assegnato per queste attività alla nostra sezione. Insomma, tutto un mondo da scoprire che oggi verrà raccontato alla gente. Mi dicono che lei è la vera anima di questo indirizzo scolastico. L'anima sono i nostri ragazzi che ogni giorno danno la possibilità a noi docenti di portare avanti questo grande progetto. È importante che un istituto, quale il Polo Mattarella di Castellammare, abbia la possibilità di affacciarsi a questa vetrina fantastica a cui la Lega Navale da anni supporta, e senza veramente di loro non avremmo potuto mettere in pratica tante cose. La possibilità, grazie a questo laboratorio galleggiante, quindi questa imbarcazione meravigliosa d'Astra, dà la possibilità ai ragazzi di mettere in pratica le loro abilità, le loro competenze, non solo all'indirizzo nautico ma a tutto l'istituto, di utilizzare questo meraviglioso mare, questo meraviglioso angolo di paradiso veramente. È un onore essere qui, perché facendo il nautico, essendo amante del mare, penso che questa di qua sia una delle cose più importanti che noi ragazzi possiamo fare, sia per noi sia per rappresentare la scuola. Queste mostrine che hai alle spalle, l'hai ben presente un domani il peso che avranno? Sì, un domani avranno un peso abbastanza importante, e diciamo che tutto ciò va guadagnato con sforzo e fatica, soprattutto molto impegno. Mi sento onorato ad avere queste, pure se non siano quelle ufficiali, però comunque mi auguro che un giorno avrò a posto di queste quelle vere. Principalmente punterei su la Marina Militare. Se tutto ciò non dovesse andare a buon fine, punterei sull'imbarco sulle navi.